le dispiace non aver fatto suo questo derby? Grazie. Siamo dispiaciuti perché comunque il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, il secondo tempo pur abbassando un po' il baricentro abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli da sfruttare meglio, quando ha tirato Vlahovic, quando ha tirato Yildiz, bisogna andare a chiudere l'azione. Abbiamo concesso questa grande occasione al Torino alla fine sul cross, perché non abbiamo accorciato sul cross e poi Ling si è fatto saltare addosso da Lazzaro. Però sapevamo delle difficoltà della partita, perché il Torino è una squadra che è la quarta difesa del campionato, è un derby, è ancora in lotta per l'Europa e sapevamo noi delle difficoltà, però abbiamo fatto una buona partita, siamo dispiaciuti per non aver vinto. Nello stesso tempo, però, bisogna guardare avanti e pensare a preparare quella di venerdì col Cagliari. Buonasera, mister Filippo Monsignore, Corriere dello Sport. Vlahovic non segna, la Juve non vince, è un caso? Serviva qualcosa di più o da parte sua, ma anche dal resto dell'attacco, o non è niente di ciò? Grazie. Lui ha fatto una buona partita come tutta la squadra, ha avuto queste occasioni, non ha segnato, è molto dispiaciuto. Buongiorno mister, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Volevo chiedere, dopo questo punto e con le due possibilità, cioè entrare in Champions tra le prime quattro o sempre più probabile entrarci con le cinque, quanti punti vi mancano secondo lei per entrare in Champions e soprattutto entrarci tra le prime quattro, entrarci eventualmente come quinta, se sarebbe la stessa cosa o no? Entrare in Champions, l'importante è entrare in Champions, ma noi cercheremo di fare più punti possibili qua alla fine. Mancano 6 partite, ci sono 18 punti a disposizione, abbiamo 3 partite fuori e 3 partite in casa e quindi bisogna fare un passetto alla volta. Ora intanto venerdì avremo una bella partita a Cagliari da giocare e poi avremo martedì un obiettivo importante per cercare di raggiungere la finale. Come punti io credo che servano ancora 7 punti. Buongiorno mister, Renato Sin, Torino Granata. Alla luce del primo tempo dove voi avete prestato molto di più e del secondo dove il Torino è stato decisamente più propositivo, lo considera questo un punto guadagnato o comunque 2 punti persi? È un punto, perché il calcio va accettato per quello che è. Domenica scorsa abbiamo fatto 4 gol, ci hanno tolti 3, ora abbiamo sbagliati 3. E quindi sapevamo delle difficoltà della partita, quindi accettiamo questo punto. Diciamo che quando facciamo un punto c'è sempre il dispiacere di non averne fatti 3, ma nello stesso tempo ne abbiamo regalati tanti per strada, che se invece di fare le sconfitte con Udinese, con la Roma, con la Lazio a Roma all'ultimo secondo e con Napoli sul rigore, entra un punto in più che eravamo messi in una posizione classifica nettamente migliore. Quindi oggi il punto va preso, va analizzata la prestazione, dove sicuramente bisogna migliorare alcune cose. Buonasera, Marco Bo, Tutto Sport. Il centrocampo mi è sembrato un poco rifinitore, assistito un po' poco, no? Poche verticalizzazioni. Mi domando se a partita in corso magari l'idea di giocare con due mezze punte, non so, Chiesa e Yildiz in supporto a Vlahovic sia un qualcosa che prima o poi la carezza come pensiero, oppure no, perché la squadra non è in grado, gli equilibri non vanno, non lo so. È tutto su questo, può essere una soluzione valida, ma il problema è che in questo momento qui abbiamo un obiettivo talmente importante da raggiungere che fare gli esperimenti in questo periodo potrebbe essere molto rischioso. E poi oggi, per dire, c'era un momento che potevo mettermi in quella situazione lì, e quindi però la squadra ha un suo equilibrio in questo momento e non è perché giochi con 2-3 quarti, sicuramente hai più possibilità sulla carta, poi bisogna vedere il campo cosa ne dice. Ecco, in questo momento qui è un anno che giochiamo così, la squadra è ben equilibrata e quindi bisogna continuare così. Bene, non vedo altre domande,